Bene ragazzi, lezione numero 2 di cittadinanza e Costituzione, parliamo di questi 12 articoli all'inizio della Costituzione, i principi fondamentali. Articolo 1. Potete naturalmente seguirmi stampando il PDF che vi ho mandato, che è lo stesso che io ho in mano in forma cartacea, oppure procurandovi anche su internet il testo dei 12 articoli della Costituzione, che quindi possiamo leggere insieme. L'articolo 1 è diviso in due commi, quindi ogni articolo può essere diviso in commi. Un comma si differenzia dall'altro quando c'è il punto a capo, d'accordo? Il primo comma dice l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Primo comma, famosissimo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Tra l'altro, il fatto di essere una repubblica era stato deciso prima della redazione della Costituzione. Vi ricordate, c'era stato un referendum tra monarchia e repubblica. È una repubblica democratica. Democratico, attenzione, può avere vari significati. Abbiamo visto la Costituzione è un compromesso. Democratica, Repubblica Democratica, democratica, democratico è un aggettivo che va bene sia per i liberali, sia per i cattolici della Democrazia Cristiana, ma anche, attenzione, per i socialisti e i comunisti. Voi oggi direte, ma una democrazia non è un regime comunista, una democrazia è la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, anche l'Italia attuale. Ma in realtà nel lessico politico di allora non era così, cioè la forma di governo voluta dai socialisti e dai comunisti, dal loro punto di vista, era chiamata comunque democrazia. Moltissimi regimi dell'Europa dell'Est, che erano dittature comuniste, partiti sateliti sottomessi a Mosca, all'Unione Sovietica, come l'Ungheria, la Germania Est, sapete, fu staccato un pezzo di Germania, che diventò comunista all'est, il muro di Berlino, l'Ungheria, la Germania Est, la Cecoslovacchia, la Romania, ufficialmente erano chiamate democrazie popolari, cioè erano dei regimi comunisti, venivano chiamate democrazie popolari. Quindi la parola democratico veniva in parte molto piccola, ancora adesso viene usata da socialisti e comunisti dell'estrema sinistra per indicare uno stato socialista, uno stato comunista. Dal loro punto di vista è uno stato democratico. Ma che vuol dire democratico? Potere del popolo, del demos. Il popolo può essere inteso come la generalità dei cittadini che scelgono liberamente tra vari partiti, ma può essere inteso, attenzione, il popolo come i più poveri, i lavoratori, i proletari che governano magari senza Parlamento e non hanno proprietà privata e così via. Quindi, attenzione, vedete, c'è un compromesso tra idee politiche completamente diverse. Che cos'è una repubblica democratica? Quella che è venuta a essere è una repubblica democratica compatibile con quelle che noi chiamiamo democrazie occidentali, le democrazie liberali come Gran Bretagna e Stati Uniti, Francia e Germania. Ma se avessero vinto i socialisti e i comunisti alle elezioni e l'Italia si fosse trasformata come la Polonia, l'Ungheria, Germania Est in una dittatura comunista, non sappiamo cosa sarebbe successo, ma insomma, immaginiamo, in uno stato più o meno socialista, quella però Repubblica Democratica sarebbe andata benissimo, perché la Repubblica Democratica è una repubblica basata sul popolo, sui lavoratori, sui poveri, sulla classe proletaria, d'accordo? Quindi capite che si usano dei termini generici che vanno bene a tutti, a tutte le tradizioni politiche che attraverso un compromesso scrivono la Costituzione. A seconda che vinca l'una o l'altra di queste componenti, di questi partiti, poi gli articoli della Costituzione o i termini o l'espressione della Costituzione andranno ad assumere un significato pratico differente. Ok? Una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Primo comma, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Anche questa parola lavoro, no, è molto nobile. Su cosa fondi, almeno in maniera, non so, ideale, la Repubblica Democratica? Sul lavoro. Il lavoro è un principio che va bene a tutti, ai cattolici, per cui il lavoro deve essere comunitario, deve prevedere la solidarietà, la carità cristiana.
ovviamente ai liberali. I liberali per lavoro intendono anche il lavoro dell'imprenditore, di chi che mette il capitale di rischio, del capitalista. E ovviamente sapete bene invece che cosa significa lavoro per la tradizione marxista e per Marx. La Repubblica fondata sul lavoro può significare la Repubblica fondata sul proletariato di classe, sulla classe dei proletari, dei salariati di fabbrica che per Marx, ricordate, erano gli unici lavoratori. Ci furono addirittura alcuni deputati comunisti dell'Assemblea Costituente, non sto scherzando, non ridete, che avrebbero voluto scrivere non Repubblica fondata sul lavoro, ma Repubblica fondata sul lavoro manuale. Ragazzi, non sto scherzando, eh. Poi ovviamente passò la formula fondata sul lavoro, ma a partire per i comunisti qual è il lavoro? Ricordate Marx, l'unico vero lavoro è il lavoro manuale. Quindi sono dei principi generali, vedete l'articolo primo, vanno bene a tutti i partiti politici per quanto siano diverse le loro idee. Cioè tu metti un'espressione, tu enunci un diritto, scrivi una parola che per le tre liberali, cattolici e socialcomunisti, per le tre fazioni politiche che scrivono la Costituzione, significano per ciascuna di esse una cosa differente, come dire. Il secondo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 1 è importantissimo. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi il primo comma, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Attenzione, che significa? La sovranità appartiene al popolo, anche qui un principio generale. Va bene per i liberali, ricordate che anche per esempio Locke diceva che la sovranità appartiene al popolo che la delega provvisoriamente allo Stato, alle istituzioni dello Stato. È in una visione ovviamente liberale, ma la sovranità appartiene al popolo può anche significare che il popolo la esercita non votando per un Parlamento liberamente eletto, ma il popolo la esercita magari con i Soviet, d'accordo? Quindi la sovranità appartiene al popolo, è generico. Cosa fa questo popolo? Va a votare per un Parlamento democraticamente eletto di stampo occidentale, oppure il popolo governa attraverso altre istituzioni che non sono il Parlamento, come pensava Marx, come pensa il Filoni, ovviamente, il socialcomunista. La sovranità appartiene al popolo, attenzione, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, che vuol dire che il popolo non può fare tutto e che in Italia non c'è la democrazia diretta. La sovranità appartiene al popolo. Ma il popolo non è una forma di populismo, però, questa Repubblica. Il popolo non esercita la sovranità in maniera diretta, con la democrazia diretta, prendendo decisioni dirette. Il popolo esercita la sovranità delegandola alle istituzioni, cioè eleggendo un Parlamento che elegge un Presidente della Repubblica. La sovranità appartiene al popolo, ma il popolo non può fare qualunque cosa. Ci sono dei limiti, ci sono delle regole scritte nella Costituzione che il popolo non può cambiare, oppure è difficile che il popolo cambi, d'accordo? La sovranità appartiene al popolo che però ha dei limiti. Il popolo non può fare leggi direttamente, non c'è questa democrazia, non c'è quella che il testo che io vi ho scannerizzato chiama populismo, ma io preferisco chiamare democrazia diretta, cioè il popolo governa in maniera indiretta, cioè la Repubblica italiana è una repubblica rappresentativa, è una democrazia rappresentativa, significa che il popolo governa per interposta persona, una democrazia rappresentativa. È una democrazia in cui il popolo va a votare, elegge dei parlamentari e quindi delega dei parlamentari, cioè il popolo non governa direttamente, il popolo governa attraverso i suoi rappresentanti eletti. Quindi il popolo nomina dei cittadini che sono i suoi rappresentanti, non governa direttamente, elegge un Parlamento che approva le leggi, non è il popolo direttamente ad approvare le leggi. Quindi attenzione, questa sovranità appartiene al popolo che però è limitata, la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Costituzione dice che il popolo può votare un Parlamento
che farà le leggi, che il popolo può fare questo, ma non può fare quell'altro. Attenzione. Quindi una repubblica, una democrazia rappresentativa, una democrazia, una repubblica parlamentare, perché la principale delle istituzioni che esprime in maniera indiretta la volontà del popolo è il Parlamento, perché cosa fanno i cittadini? Vanno a votare per il Parlamento e poi comunque negli articoli successivi si vedrà che centrale in Italia è il Parlamento. Il Parlamento, quindi l'Italia è una repubblica parlamentare, esattamente come la Germania, d'accordo? Oppure la Gran Bretagna, che non è una repubblica, è una monarchia parlamentare, ma poco cambia. Il Parlamento è centrale. Il Parlamento deve esprimere con la sua maggioranza assoluta il Presidente del Consiglio, cioè il capo del governo, mentre il Presidente della Repubblica ha scarsi poteri. Quindi centrale è il Parlamento, perché il Parlamento regge il governo. Se il governo, il Presidente della Repubblica, non ha maggioranza del Parlamento, deve dimettersi. Questo come l'antica, forse più antica del mondo, democrazia inglese oppure la democrazia tedesca. È una repubblica in cui centrale è il Parlamento, mentre invece in Francia il Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo, ha molti poteri, quindi si chiama in Francia una democrazia semipresidenziale. Perché oltre al Parlamento, che in realtà non conta molto, chi governa adesso in Francia? Quale nome sentite quando si parla del governo francese? Sentite parlare di Macron. Macron non è il presidente del Consiglio. Qual è il presidente del Consiglio francese? C'è, ma non lo conosce nessuno perché conta poco. E il presidente della Repubblica in Francia viene eletto direttamente e ha un potere che divide con il Parlamento. Negli Stati Uniti, ancora di più, sapete, Trump o qualunque altro presidente della Repubblica ha un potere immenso. Certo, c'è anche il Congresso che ha un forte potere, però in realtà è una repubblica presidenziale. Invece la Repubblica italiana è rappresentativa ed è rappresentata soprattutto dal Parlamento, perché la maggior parte dei poteri stanno nel Parlamento e nel governo che esso esprime. Mentre il Presidente della Repubblica è vero che nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma in realtà nomina quelli che il Parlamento vuole. Il Presidente della Repubblica italiana, a differenza di Francia, soprattutto Stati Uniti, ha pochi poteri. Quindi centrale il Parlamento, una democrazia non diretta, non populista. Una democrazia che si esprime attraverso rappresentativa è una democrazia parlamentare. Questo dice l'articolo 1. Ci sono delle forme di democrazia diretta in Italia? Sì, ma sono molto più scarse rispetto ad altre nazioni. Il referendum, voi direte, forse ci avete già pensato. Quando c'è un referendum, sono stati fatti tanti referendum anche negli ultimi anni, un altro se ne dovrà fare, è stato rinviato per la pandemia. Una riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari, no? Diminuisce il numero dei parlamentari. Però il referendum, attenzione, tranne i casi in cui devono essere confermate modifiche della Costituzione, come quello che è stato rinviato per la pandemia, quando si tratta di una legge ordinaria, quindi referendum, quando si cambia la Costituzione, si va a votare davvero per dire sì o no alla riforma della Costituzione. Quando però si tratta non di un articolo di Costituzione, ma di leggi ordinarie, il referendum è solo abrogativo. Non so se qualcuno di voi lo sa. Cioè, tu puoi raccogliere le firme e fare un referendum. Italia, se ne sono fatti molti, ma il referendum è solo abrogativo, cioè il referendum può solo chiedere di abrogare una certa legge, di eliminarla. Il referendum non è propositivo, cioè tu non puoi raccogliere le firme e fare un referendum proponendo una legge, cioè chiamando i cittadini dicendo rispondete sì, volete creare questa legge che non c'è. No, il referendum in Italia è molto limitato perché è soltanto abrogativo. Quando è votare il referendum sì o no, sì significa abolire quella legge, no significa lasciare in vigore quella legge. Cioè il referendum in Italia può solo abolire una legge, non può crearne un'altra, non può promulgarne un'altra, non può approvarne una nuova. Moltissimi paesi hanno invece anche il referendum propositivo. In Svizzera vanno sempre a votare per delle proposte di legge
nuove, così come in altri paesi. Mentre in Italia no, il referendum è molto limitato, puoi solo abrogare, non creare una legge. Forse i padri costituenti avevano paura del popolo, del populismo, che il popolo si inventasse delle leggi strane, si era appena usciti dal fascismo e quindi l'unica forma di democrazia diretta in Italia è il referendum. Il referendum può solo abolire, non istituire una nuova legge. Un'altra forma di democrazia diretta sarebbe la petizione alle Camere. Questo è uno dei tanti articoli di Costituzione, non è nei 12 principi fondamentali, è un articolo successivo, che non è stato in effetti rispettato. Si dice che si possono approvare leggi in Parlamento di iniziativa popolare, un certo numero di cittadini raccoglie le firme, presenta una legge al Parlamento e il Parlamento può anche approvarla. Cioè, ci sono leggi che il Parlamento approva che non nascono in Parlamento, ma nascono da petizioni che raccolgono firme e propongono delle leggi al Parlamento, petizioni di cittadini. Non è mai successo una volta che il Parlamento abbia approvato una proposta di legge dei cittadini, eppure c'è un articolo di Costituzione che lo dice. Molto spesso proposte di legge presentate al Parlamento dai cittadini non vengono neanche discusse dal Parlamento. Quindi questa seconda forma di democrazia diretta, più o meno, far approvare dal Parlamento leggi firmate dalla popolazione, è stata tradita, non è mai in realtà stata applicata, d'accordo? Quindi attenzione. Torniamo un attimo al primo comma prima di passare dall'articolo 1 all'articolo 2. Il primo comma, abbiamo detto, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Se noi andiamo a vedere nella Costituzione e molti articoli successivi, la Costituzione dà una centralità al lavoro, una centralità che noi possiamo dire fortemente assistenzialista, fortemente statalista, ma lo vedremo anche con un altro articolo dei principi fondamentali. L'articolo, per esempio, 35 dice che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, favorisce gli accordi per regolare i diritti del lavoro. Poi l'articolo 36, ditemi voi se è stato applicato, dice che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, cioè non tutti devono essere pagati in maniera uguale, però continua, in ogni caso la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ditemi se questo principio è stato rispettato. Lo Stato davvero interviene per garantire a tutti i lavoratori e anche alle loro famiglie una retribuzione dignitosa per un'esistenza, una retribuzione sufficiente, uno stipendio sufficiente, un guadagno sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa? Lo Stato fa davvero questo? Oppure se non trovi lavoro, non se hai un lavoro che viene pagato pochissimo, non riesci a mantenerti? L'articolo 36 della Costituzione stabilisce che c'è una durata massima della giornata lavorativa stabilita per legge, quindi per leggi ordinarie, che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può lavorare 7 giorni su 7 e ha ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi, cioè neppure volontariamente un lavoratore può rinunciare alla domenica oppure ad un altro giorno di riposo settimanale. Neppure volontariamente un lavoratore può rinunciare alle ferie annuali. Deve averle per forza le ferie. Questo per garantire il lavoratore. L'articolo 37 dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dell'uomo lavoratore, che le condizioni di lavoro devono assicurare le funzioni della madre. È una speciale protezione alla madre che hanno bambini. C'è istituito un limite minimo di età per il lavoro. E così via. L'articolo 38. Ogni cittadino inabile al lavoro, è malato, per qualche motivo non può lavorare, è sprovvisto di mezzi per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Davvero lo Stato mantiene tutti quelli che non possono lavorare? I lavoratori hanno diritto all'assicurazione in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. Poi l'articolo 39 garantisce la libertà dei sindacati.
L'articolo 40 garantisce il diritto di sciopero. Vedete quanti articoli sono dedicati al lavoro, alla condizione e alla dignità dei lavoratori nella Costituzione. Sono stati tutti veramente applicati. Addirittura la proprietà privata non fa parte dei diritti fondamentali, non sta nei 12 primi articoli della Costituzione, fa parte dei diritti economici. L'iniziativa economica privata è libera, articolo 41, però non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Cioè, capite, io posso fare l'imprenditore, posso lavorare liberamente, arricchirmi, però lo devo fare. Non lo posso fare in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ma questo è scontato. Però c'è un principio forte qua nell'articolo 41. Le iniziative economiche, il capitalismo, non può svolgersi contro l'unità sociale. Ancora più incredibile, nell'articolo 42, la proprietà è pubblica e privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Fin qui è normale. La proprietà privata è garantita dalla legge, che però può limitarla, eccetera, e così via. La proprietà privata, c'è scritto l'articolo 42, deve avere una funzione sociale. Cioè, capite, sia i cattolici della Democrazia Cristiana, sia i socialisti e i comunisti non negano l'iniziativa privata e la proprietà privata, ma l'iniziativa economica non può svolgersi contro l'utilità sociale, si dice. La proprietà privata deve avere una funzione sociale, quindi proprietà privata sì, ma in qualche modo deve servire a tutti. Questa espressione della Costituzione mi ha sempre colpito. La proprietà privata deve avere una funzione sociale. Che significa? Di fatto non è così. Io una proprietà privata, una casa, dei beni, non so, dei libri in casa, faccio un esempio mio personale. In quale modo queste cose hanno una funzione sociale? Io posso rinchiudermi in casa, posso fare tutto quello che voglio. Hanno una funzione sociale perché io pago le tasse, cioè la proprietà privata viene tassata e quindi io pago le tasse per aiutare i più deboli, quindi è una funzione sociale. Però molti costituzionalisti esperti dicono, secondo me giustamente, che l'intenzione dei costituenti era altra ed era più forte. Loro volevano veramente dire che la proprietà privata non può essere, non deve essere goduta solo dal proprietario, ma anche dagli altri, cioè deve avere in qualche modo una funzione sociale. Non è ben chiaro però. Per esempio, se io ho una villa con la piscina, dovrei permettere di usare la piscina anche a persone che vengono in casa mia. Se io ho tanti libri, è vero, dovrei, per dare una funzione sociale a quei libri che sono di mia proprietà, permettere anche a persone esterne a casa mia, ad altri cittadini, di venire a casa e di leggere quei libri oppure prestarli o cose del genere. Per quanto sembri strano, questo volevano dire i costituenti, e questa cosa sarà anche socialista, sarà anche ingiusta, sarà quello che volete, una limitazione della proprietà privata, però l'hanno scritta e non è stata applicata. Ma perché scrivere cose magari utopistiche che non sono state applicate? La Costituzione è piena di articoli meravigliosi che garantiscono tutto, ma poi che in realtà nella pratica non possono essere applicati, non ci sono abbastanza soldi, oppure non possono essere applicati perché noi viviamo in un regime capitalistico. Ma allora, se sono utopie, perché scriverle? Capito? Questo è il problema. L'articolo 2 garantisce i diritti naturali. Attenzione, la Costituzione italiana non elenca i diritti naturali come è avvenuto nella dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, per esempio, nella Costituzione della Repubblica Francese. Dice che ci sono dei diritti naturali, poi l'articolo dopo in realtà li nomina in maniera grammaticalmente negativa, cioè per evitare discriminazioni. Andiamo con ordine. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, cioè i diritti naturali, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Attenzione, i diritti
inviolabili dell'uomo vengono riconosciuti, attenzione, vedete anche qui la matrice solidaristica, se non statalista, della Costituzione, non soltanto ai singoli, ma anche ai cittadini in quanto appartenenti a dei gruppi, quelli che molti storici della politica chiamano corpi intermedi. Cioè, i diritti non riguardano solo il singolo cittadino, questa sarebbe la visione liberale, ma anche i diritti vengono dati anche alle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Cioè il cittadino, statalisticamente, non viene visto come individuo separato dagli altri cittadini o separato dalla comunità. Il cittadino ha dei diritti suoi perché è un essere umano, ma ha dei diritti anche in quanto appartenenti a dei gruppi collettivi, cioè i diritti vengono dati anche ai partiti, ai sindacati, alle associazioni, alle chiese, d'accordo? Questo non è eticità hegeliana, però siamo lì, d'accordo? I diritti non riguardano il singolo cittadino, ma anche le istituzioni comunitarie a cui il singolo cittadino appartiene, cioè il singolo cittadino non viene visto in maniera atomistica come in certe tradizioni liberali, viene visto il cittadino come un individuo non staccato, non separato dal corpo sociale, perché i diritti vanno al singolo cittadino, ma anche alle formazioni sociali, alle istituzioni, alle entità collettive a cui il cittadino decide di associarsi, a cui il cittadino appartiene. Poi c'è scritto che la Repubblica, sempre articolo 2, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che vuol dire che dobbiamo pagare le tasse. Cioè la Repubblica richiede, questa è la fine dell'articolo 2, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Significa che tu devi pagare le tasse, cioè non è come John Locke in cui tra i diritti naturali, tra le cose fondamentali, non c'è quello di pagare le tasse, ognuno può fare quello che vuole con i suoi soldi, eccetera. Le tasse sono un male necessario, diceva Locke, ve lo ricordate, all'origine della tradizione di pensiero liberale. Qui tu nasci. Sei cittadino italiano, hai già l'obbligo di pagare le tasse, d'accordo? C'è scritto nei principi fondamentali. Devi adempiere i doveri inderogabili, sai che vuol dire inderogabili? Che non possono essere derogati, cioè che non possono essere eliminati, che non possono essere evitati. È inderogabile ciò che non può essere evitato. Ciò che non può essere scansato. Solidarietà politica, economica e sociale. Significa che i ricchi devono pagare le tasse e dare un contributo per coloro che sono più poveri. Questa è una cosa che non è assolutamente scontata. Negli Costituzioni degli Stati Uniti d'America non c'è niente del genere. Nella Costituzione della Gran Bretagna non c'è niente del genere. Sapete che la Costituzione della Gran Bretagna non è costituita da un unico documento che non c'è, ma una serie di leggi e documenti che hanno valore nel tempo, secondo la visione della common law. Invece la Costituzione italiana, tra i primissimi articoli, dice: devi pagare le tasse, devi avere solidarietà economica, politica e sociale, cioè significa che i più ricchi devono una solidarietà obbligatoria, non è che tu fai delle donazioni e aiuti i più poveri, lo Stato dice che sei obbligato ad aiutarli, cioè i più ricchi devono pagare le tasse per i più poveri, d'accordo? E quindi, e come le devono pagare le tasse? Attenzione, perché qui c'è un'altra cosa che molto probabilmente non è stata mai applicata. Le tasse, secondo voi, si devono pagare in proporzione ai guadagni? Cioè, io pago più tasse, pago più tasse, quanto più guadagno? Sì, secondo la Costituzione sì. C'è un altro articolo, il 53, tutti
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, quindi chi ha una capacità contributiva guadagna di più, deve pagare più tasse. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Il sistema tributario, cioè le tasse, è informato a criteri di progressività. Che significa progressività? Che qua, progressivamente quanto più aumenta il guadagno, più aumenta la tassa, d'accordo? I più ricchi pagano di più, i meno ricchi un po' meno, quelli ancora meno ricchi meno. Quindi devi pagare le tasse in maniera progressiva, significa in proporzione al reddito, in base al reddito. Tu guadagni 10, devi pagare 1, tu guadagni 5, devi pagare 0,5, tu guadagni 2, devi pagare 0,2. Questo succede secondo voi? No. Lo Stato non è in grado di controllare l'evasione fiscale. Quelli che guadagnano moltissimi non lo dichiarano. Quindi lo Stato in realtà non è mai stato in grado di andare a prendere i soldi da chi ce li hanno, cioè dai più ricchi, perché molti di questi le tasse non le pagano. E allora che succede? Che si pagano tasse indirette, le tasse che non fanno distinzione tra ricchi e poveri. L'IVA, quando voi acquistate qualunque prodotto, pagate il 19, il 21, il 25% di tassa che va allo Stato, se no il prodotto costerebbe di meno, d'accordo? La benzina, sapete che più del 50% del prezzo della benzina sono tasse che vanno allo Stato? Le marche da bollo, bolli, tutto quello che pagate, mandate all'anagrafe per scrivere un documento, qualunque cosa, anche forse l'iscrizione a scuola, tutte queste cose, IVA, benzina, bolli, sono cosiddette tasse indirette. Tu vai a fare benzina, paghi la stessa tassa allo Stato, che tu sia povero, che tu sia ricco. È giusto questo. Di fatto la maggior parte delle tasse che finiscono nel sistema fiscale dello Stato sono identiche per ricchi e poveri, perché sono tasse indirette basate sul consumo, siccome nessuno può evitare di mettere il bollo quando lo Stato te lo dice, di acquistare dei prodotti, di mettere la benzina, di fare tantissime altre cose. Lo Stato prende i soldi dai consumi anche dei più poveri. Vi ricordate la tassa del macinato della destra storica? La stessa cosa, sono tasse indirette sui consumi. Ma la Costituzione non dice così. La Costituzione dice che le tasse devono essere prelevate in proporzione al reddito, a quanto uno guadagna. Siccome lo Stato non è in grado di fare così, avrebbe pochissimi soldi se prendesse solo le tasse da coloro che guadagnano molto, perché spesso c'è l'evasione fiscale, allora lo Stato, non riuscendo a rispettare la Costituzione, a pretendere le tasse in proporzione al guadagno, le prende tasse indirette sui consumi uguali, tasse sulla benzina, l'IVA, eccetera, per poveri e ricchi. È giusto questo? Io faccio queste critiche alla Costituzione non perché sia contro la Costituzione è bellissima in teoria. Io faccio le critiche non alla Costituzione, ma al fatto che moltissimi articoli della Costituzione non sono stati realmente applicati. Questo è un caso, rifletteteci. Quindi, e questo era l'articolo 2. Attenzione, l'articolo 3 inserisce il principio di eguaglianza, che è un principio fondamentale nella Costituzione italiana. Eguaglianza. Anche qui vengono ribaditi alcuni dei diritti naturali, ma ripeto, come ho detto prima, non vengono elencati i diritti naturali. Viene detto che i cittadini sono tutti uguali, senza distinzione di quello e quell'altro. Quindi i diritti vengono, come dire, elencati in maniera indiretta, in forma grammaticalmente negativa. L'articolo 3 dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Questa si chiama eguaglianza formale, cioè tu sei uguale davanti alla legge, ma non significa che sei uguale economicamente, che sei uguale per le possibilità di sviluppo, eccetera. Però è già qualcosa di importante, corrisponde alla dottrina liberale. Tutti sono uguali di fronte alla legge, eguaglianza formale. Ma i liberali contavano poco nell'Assemblea Costituente. I democristiani, i socialisti e i comunisti hanno voluto, almeno in teoria,
insistere di più sull'eguaglianza. Oltre all'eguaglianza formale, hanno voluto inserire un'eguaglianza sostanziale, cioè un'eguaglianza di fatto, non soltanto di diritto. E quindi l'articolo continua: hanno pari dignità sociale, i cittadini sono uguali davanti alla legge, attenzione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Tutti siamo uguali davanti alla legge e non si possono fare discriminazioni. Ognuno può avere la condizione personale e sociale che ha, l'opinione politica che vuole, l'opinione religiosa che vuole, cioè libertà di culto, d'accordo? Può avere la lingua che vuole, può avere il sesso che vuole, questo è molto importante perché le donne erano discriminate dal fascismo, adesso sono di fronte alla legge giuridicamente uguali agli uomini e anche in base alla razza a cui appartieni. Questo è stato contestato perché praticamente qui la Costituzione sta dicendo che esistono razze, però dobbiamo capire che all'epoca la parola razza non veniva usata solo come sinonimo di razzismo, la parola razza, come ancora adesso succede in inglese con la parola race, che si usa comunemente, si usa per usare per indicare l'etnia. Adesso la parola razza non è più usata in quel senso in italiano, è una parola brutta, razzismo. Però quando la Costituzione fu scritta, capite, la parola razza indicava etnia, d'accordo? Quindi se sei bianco, se sei nero, se sei asiatico, se sei sudamericano, cioè qualunque etnia tu provenga, d'accordo? Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi diritti fondamentali descritti dicendo non c'è distinzione di questo, di quello e di quell'altro. Poi però l'articolo vuole di più, si spinge in una direzione socialista o comunque, se non vogliamo dire così, in una direzione interventista da parte dello Stato che deve garantire una libertà effettiva, non solo la libertà giuridica di fronte alla legge. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ditemi se c'è una cosa più trasgredita di questa. La Repubblica dovrebbe, cioè non garantisce solo l'uguaglianza formale davanti alla legge, ma anche l'uguaglianza sostanziale. La Repubblica, lo Stato interviene per far sì che i cittadini siano davvero in uguali condizioni di partenza e possano tutti aspirare ad avere certi diritti, non solo perché la legge ipoteticamente glieli rende possibili, ma perché nei fatti, c'è scritto infatti nei fatti, la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto, non basta il diritto, di diritto non sei limitato, ma se sei povero, sei limitato di fatto, in teoria puoi andare all'università, in teoria puoi fare seguire le tue propensioni, essere veramente libero. Secondo l'eguaglianza formale tutti possono andare al cinema, ma se io non ho il tempo libero e non ho i soldi per andare al cinema, di fatto la libertà formale, la libertà di chi ha. E invece quindi ci vuole anche una libertà sostanziale, dicevano i socialisti e i comunisti, la vera libertà si basa anche su presupposti materiali per esercitarla. Quindi la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questo è avvenuto? Lo Stato interviene per garantire anche ai più poveri la rimozione degli ostacoli? Anche i più poveri possono, in condizioni di parità con i più ricchi, grazie all'aiuto dello Stato, andare all'università, avere una certa preparazione, arrivare a poter svolgere certi lavori, certi compiti, arrivare ai vertici dello Stato. È davvero così? Ci sarebbe da dire. Però vedete, il principio interventista, la libertà non è solo sulla carta. L'eguaglianza, cioè uguali opportunità di tutti, deve essere anche sostanziale. Lo Stato interviene
per promuoverla nei fatti. Quindi, se sei più povero, se nasci in una situazione di difficoltà in un contesto sociale degradato, lo Stato interviene per rimuovere questi ostacoli e per darti le stesse opportunità dei ricchi, dei colti, dei privilegiati. Davvero lo Stato ha fatto questo in questi 70 anni di Repubblica? Un'ultima cosa sull'articolo 3, poi chiudiamo. Il pieno sviluppo della persona umana. Attenzione, il concetto di persona, proprio la parola persona, era tipica della filosofia del cattolicesimo sociale. C'è pure una teoria filosofica, una scuola filosofica del Novecento, che si chiama personalismo comunitario, quello del francese Mounier, che è una scuola filosofica cattolica. Quindi il concetto di persona è tipico del cattolicesimo sociale. E poi quello che sembra un errore, altri dicono una preferenza. Il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, non ai sociali del paese, di tutti i lavoratori, perché non di tutti i cittadini? Qui si sta parlando di cittadini, l'articolo 3 inizia a dire tutti i cittadini hanno pari dignità, eccetera. Poi invece alla fine dello stesso articolo si dice l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione del paese. E gli altri che non sono lavoratori, non hanno diritti, non hanno la stessa uguaglianza? Chi è disoccupato? Oppure chi è studente? O chi è pensionato? Molti dicono che c'è stato un errore proprio, invece di scrivere cittadini, è stato scritto lavoratori. Come se chi non lavora non avesse gli stessi diritti di uguaglianza, gli stessi diritti degli altri. Secondo altri studiosi, invece, questa sarebbe una preferenza, cioè la Repubblica è fondata sul lavoro, quindi i lavoratori, in primis, più degli altri, hanno diritti di partecipare alla vita politica, economica e sociale del paese. I lavoratori, più degli altri, devono essere aiutati a rimuovere le condizioni di svantaggio. Però, ovviamente, è una cosa piuttosto discutibile. Invece di cittadini si è scritto lavoratori. Abbiamo parlato dei primi tre articoli su 12. Continuiamo la prossima volta.